ciao raga! Ciao! Eccoci in un altro video della Degusta Box. Ebbene sì, la Degusta Box di dicembre. Ringrazio ancora una volta tutti i ragazzi della Degusta Box e soprattutto Viola che mi scrive sempre. Un bacione a tutti e auguri a tutti. Ma prima non ce lo vogliamo dare un veloce sguardo al look e al make-up. Allora, questo trucco l'ho fatto questa mattina, presto, molto presto, con la Sofix e vabbè. Il rossetto ho messo quello di Kiko, lo 02, quello Intensely Lavish, yeah. Basta, orecchini così, simile argento. Orecchiette regalate me dalla mia Alessandra, mua guffettina chic. E il maglione blu con la scritta New York, i jeans e un foulard perché fa un freddo becco. Allora, come potete vedere, questo video è giallo. Perché? Ma perché fuori sta piovendo. Io sono appena tornata dal lavoro. Fuori sta piovendo, forse nevicherà, ma voglio fare subito questo video. E ho acceso la luce della mia cameretta che è una luce assurda, come potete vedere, cioè gialla, non è neanche bianca. Vabbè, comunque siamo qui per la Degusta Box, quindi lasciamo perdere tutto. Allora, apri Degusta e condividi molto bene. Prima di tutto c'è dentro il bigliettino di buone feste, quindi ringrazio veramente ancora tutti. Ti auguriamo buone feste, un nuovo anno ricco di sorprese Degusta Box. Chissà se mi arriverà anche nel 2019, non lo so. Per adesso, questo mese è arrivata. Allora, vediamo un po'. Box di dicembre. Dunque, è molto ma molto interessante. Io e Alessia l'abbiamo aperta questa mattina perché non potevamo aspettare. C'è come prodotto del mese un altro sciroppo dolce, dolcificante. Questa volta è lo sciroppo di riso biologico di Eridania, famoso di Eridania. Poi c'è una sezione lasagna, perché è festa, bisogna fare le lasagne a Natale. E la sezione Befana, ovviamente, perché essendo la Degusta Box di dicembre, tiene insieme, raggruppa sia Natale che la Befana. Eccolo qua. Dietro potete vedere che c'è sempre il contest Degusta Box, dovete fare delle foto, seguite tutto quello che, come vi dicono, per partecipare su Instagram. E se fate anche la ricetta delle lasagne al pesto, perché qui dentro dovrebbe esserci tutto. Quindi poi fate la foto e la mettete, mettete gli hashtag, insomma tutto quanto è spiegato qui dentro. Ah no, beh, questo perché... Ah no, lo devo tenere, è vero, per i prezzi. Mamma mia, mi sono passato così tanto tempo, forse perché sono successe tante cose in questo mese, che non mi ricordavo più. Come la Degusta Box, vabbè. Allora, prima di tutto, vabbè, c'è un altro coso qui che non ci serve. Allora, della nuova terra, non ci vedo nemmeno per la luce, per colpa della luce. Vabbè, metterò gli occhiali. Della nuova terra a 1,49 euro le lenticchie biologiche nuova terra, che hanno un alto contenuto di fibre e di proteine vegetali, aiutano nel normale mantenimento delle ossa e della massa muscolare. Quindi queste me le mangio io, perché io ho una certa e mi devo tenere, capito, tutta l'ambaradan, altrimenti ho una proprio. Pronti in 30 secondi, agricoltura italiana. Compriamo italiano, ovviamente, e c'è pure, scopri le ricette sul sito nuovaterra.it. Molto bene, sono soltanto da scaldare in padella con un filo d'olio, quindi mie, pronto in 30 secondi, cioè, veramente, no, devo tagliare i capelli, ma... Allora, poi, vediamo un po'. Oh, i grissini, però questi si chiamano grissani, della Morato, dal 1969, hai voglia, qui c'ero veramente, nuova ricetta, ancora più buoni, con semi di lino e girasole. Allora, questi, vediamo un po', dove sono?
Morato pane, 1,79€. Nuovi grissini, croccanti fuori e dal cuore irresistibilmente friabili. Tutto ciò non è fantastico? Miei. Poi, i fruttetti di Oswald, della Zueg, arance amare, frutta raccolta a mano, è certo, da me, una ad una. Marmellata di arance amare della Zueg, vabbè, famosissima, 2,49€. Un solo prodotto per ogni box, però uno poteva trovare i fichi, le arance amare o i mirtilli. Ecco, sarebbe stato meglio i mirtilli per me, però comunque anche arance amare ce la mangiamo. A proposito, un'informazione, questa marmellata, no, confettura, ecco, non va assolutamente messa in forno, perciò per le vostre crostate dovete tirare fuori prima la crostata e poi metterla sopra, volendo. Ma questa si sono raccomandati di dire che non va in forno, ok? Lo dico per voi. Poi, vediamo un po'. Allora, per la Befana ci sono queste caramelle. La fruttella, della fruttella, si chiamano Pinkies, con succo di frutta. Fruttella, 1€ ad unità. Le Animals sono caramelle gommose a frutto, gusto e assortiti, con simpatiche forme di animali. Le Pinkies sono caramelle gommose al gusto fragola. Queste sono mie, perché tanto mio figlio non piacciono. Molto bene. E guardate questo, della Chupa Chups. Queste saranno troppo buone. 1,99€, un solo prodotto per ogni box. C'erano o i Bipop oppure gli Skull, e a me sono capitati gli Skull, cioè gli scheletri. Sono due nuovi Lollipop, un'esperienza unica e frizzante. Questa ne vuole una anche Alessia, da dare alle lettere, sua figlia. Un bacione, fortissima campionessa di ping pong italiana, eh? Oh, amica, roba, amico, amico. Quindi anche più di uno te ne darò, e che cavoli. Poi passiamo alla sezione lasagne. Allora, c'è la besciamella della chef, della Parmalat. Chef, ma anche questo da 1969? Ma dai! 2,10€. Ricca di gusto, morbida e vellutata, come quella fatta in casa. Lo so che c'è gente che la fa in casa, però questa è già pronta. Cosa vogliamo fare? Mangiamola! Preparata con solo ingredienti naturali di qualità, è l'alleato perfetto per lasagne da leccarsi i baffi. Ad averceli, no, qualcuno ce li ha. Poi, per fare le lasagne ci vogliono le lasagne. 100% uova fresche da gallina allevate a terra, 250 grammi, sfoglia a regola d'arte, le emiliane, lasagne di Barilla. Praticamente 1,29€, sono ideali per assorbire, scusate la voce, il condimento senza bisogno di precottura, perché mia mamma, quando faceva le lasagne, le faceva sempre la precottura. Era un lavoraccio, un lavorone, stavo dicendo. Invece adesso ci sono queste che vi tolgono tantissimo lavoro, e quindi voi le mettete, poi le guarnite, le mettete in forno, si cuociono da sole. E l'altra cosa da mettere nelle lasagne, se vi piace, se preferite così, insomma, ognuno lo fa come vuole, il pesto alla genovese della Barilla, basilico fresco e parmigiano reggiano. Io praticamente lo compro già, 2,26€. Tante foglie di basilico fresco italiano raccolte all'alba. Vedete le occhiaie? Vado ogni alba a raccogliere le foglie di basilico fresco. E un incontro perfetto per un pesto dal gusto fresco e genuino.
vabbè, scadrà nel 2020, che sembra tanto lontano, ma mica tanto, è qui dietro l'angolo praticamente. Quindi, lasagne fatte, Befana fatta, quindi non ci rimane altro che l'olio di semi biologico di girasole della Benvoglio dal 1938. Io c'ero, coltivavo le olive, ormai lo sapete, e le sbatacchiavo dall'albero, giusto? Le olive nascono sugli almeno credo. E io, sì, poi dopo si sbatacchiano, loro cadono nelle reti, non si fa così, boh, vabbè. Comunque io c'ero, non ricordo più tanto bene, però credo sia così. Praticamente 3,59 €, questa volta è una degustobox molto ricca, direi. Proviene da agricoltura biologica certificata 100% italiana. Fonte di vitamina E, con estratto di rosmarino biologico, si presta a molti usi in cucina. Provalo a crudo, oppure nelle zuppe, oppure anche nelle salse come la maionese. Molto bene. Questa però va da Alessia, perché io non la do, però. Molto bene. Allora, l'olio sempre all'Alessia, molto bene. È molto felice. No, ma forse le do anche le cose delle lasagne, comunque. Poi, oh, c'è un'altra frittella, ma allora erano due, wow! Entrambi i prodotti, scusate, ma cosa cavolo leggo? Non leggo neanche giusto. Era 1 euro ad unità e c'erano sia quelle là, la fragola, e sia queste. Queste sono succo di frutta, ma credo siano miste. Animals, eccole qua. Ma sì, sono buonissime anche queste. Andranno via come il pane. Vediamo. Allora, penultimo prodotto, ve l'ho detto, il prodotto del mese dell'Eridania, lo sciroppo di riso d'agricoltura biologica, vegano. Praticamente l'altra volta c'era un altro dolcificante, giusto? Questo è 2,29 €, pensate. L'altra volta mi era piaciuto molto, ma era un'altra cosa. Questa volta è sciroppo di riso. Secondo me è buono anche questo. Lo metterò nella solita tisana in ufficio. Non c'è nient'altro da dire. Scade sempre del 2020. Un dolcificante naturale al gusto delicato. A me piacciono questi sciroppi dolcificanti. A me piacciono moltissimi. L'ultimo prodotto, raga. Un minuto di silenzio per... no, per ringraziare i ragazzi della Degusta Box, che sono sempre fortissimi. Cioè, io non ho parole per ringraziarli. Guardate cosa mi hanno messo dentro. Questo non è vegano, mi spiace, neanche vegetariano. Mi spiace moltissimo, ma sapete che io è quasi l'unica cosa che mangio, insomma, da onnivora. E sono i salamini Beretta. Questi non li faccio vedere a mio figlio, perché me li mangio tutti io. Sono il tartufo, una novità. Cioè, almeno, non so, io non li ho mai visti all'esse lunga. Prendo sempre gli altri, anche per mio figlio. Ma magari al tartufo non piacciono, all'Alessandro, diciamocelo. Dal 1812, questa è la ditta più vecchia che mi sia capitata, credo. E io c'ero. C'ero. E lo sapete cosa facevo per avere i salamini, lo sapete perfettamente, non fatemelo dire che non è proprio il mese adatto per dire certe cose, e per scherzare. Comunque 1,99 € c'è scritto anche lì, questi sono al tartufo, bocconcini di salame senza pelle subito pronti da gustare in 6 varianti di gusto. 6 varianti, praticamente mio figlio mangia quelli piccanti e quelli affumicati. Le altre varianti non le conosco, però adesso conoscerò. Questo è il tartufo. Sono snack originali, sfiziosi, per spuntini, lo sapete, ma i vegani, insomma, storceranno il naso, giustamente. Io invece no, io aprirò la bocca e li mangerò. Li sparerò giù nel gargarato, no, li masticherò. E comunque, l'ho promesso ad Alessia, faremo metà per uno, assolutamente, perché piacciono anche lei e non vediamo l'ora di assaggiarli. Quindi domani mattina questi vanno direttamente in ufficio
e verranno mangiati, sacrificati, diciamo così. Li sacrificheremo per i vegani che non possono assolutamente, per le loro ragioni, che sono giuste, sacrosante, però noi non lo siamo, ecco, diciamocelo sinceramente, noi non siamo né vegane né vegetariane, io ed Alessia, perciò li mangeremo. E ringrazio vivamente i ragazzi della Degusta Box per averli messi dentro. Per chi è vegano o vegetariano non li vuol mangiare, ma che li regali a qualcun altro, giusto? Ok. Raga, è finito qui. La scatola è vuota. Questa volta la butto all'indietro, perché bisogna buttarsi il passato all'indietro per andare avanti. Scusate, ma ho appena finito di lavorare, una mattinata molto pesante e faticosa. Vi ringrazio tutti i ragazzi della Degusta Box e mando tantissimi auguri di buone feste a tutti. Anche a voi, ovviamente, un bacione a tutti per avermi seguito. Ci vediamo, se vi va. Ma guardate, ma proprio veramente dal cuore, se vi va, ma solo se vi va, ci vedremo. Ci vedremo ad un prossimo video. Ciao ciao, raga!